Grazie ad un'idea imprenditoriale si valorizza un nuovo angolo della città di Mazara del Vallo. Accanto a me i giovani che stanno appunto investendo in questa impresa. Come è nata l'idea? Cosa vi aspettate per questo futuro? Abbiamo voluto valorizzare un'area che sembrava quasi abbandonata, che in realtà, come dice anche il nostro sindaco, dobbiamo cercare di rivalutare aree abbandonate e perché no farle anche vivere ai nostri cittadini. Mazara è un territorio che offre diverse opportunità e se non parte da noi giovani, da chi deve partire? L'idea di creare luoghi e posti di lavoro anche per altre persone. Diciamo che l'idea è nata dalla famiglia che ha visto questo posto e quindi ci siamo basati su questo vecchio mercato. Visto che la nostra città ci dà il nostro pesce fresco, vogliamo valorizzarlo un pochettino sulle nostre tavole. Considerando che Mazara è una città di pesca, perché no allora non puntare sul prodotto principale del nostro territorio? Una nuova idea di ristorazione è un punto strategico della città. Come è nata questa idea e soprattutto anche questo nome, da dove viene? Ma il nome viene dai miei figli che mi hanno detto lo chiamavo Molo, poi il numero l'ho detto io e mi hanno onorato perché il 55 è l'anno della mia nascita e quindi mi hanno onorato per questo. L'idea è stata mia da parecchio tempo, sono riuscito a ottenere questa gioia alla fine per fare contenti i miei figli, speriamo che la gente capisce il posto che è bello e che riusciamo a lavorare bene. Sicuramente il punto di forza sarà lo chef, allora, di cosa si tratta? Parliamo del menù. Allora sarà prettamente un menù del giorno, quindi del pesce che arriverà, del pescato del giorno, e inventeremo i piatti in base al pescato appunto. Quindi cucina povera e non, cercata appunto di rivisitarla in chiave moderna. Poi qua soprattutto che siamo al Molo, vicino al Porto Peschereccio, vicino al mercato ittico, il pesce proprio arriverà fresco. Dovrebbe arrivare presto e facciamo il modo di farlo arrivare fresco. Come lo vediamo questo futuro? Da domani si comincia? Ci impegneremo per renderlo più roseo possibile. E allora con questi sentimenti di gratitudine, ecco, diciamo una preghiera. E poi ecco, possiamo dire grazie a tutti coloro che hanno lavorato, ci mancherebbe altro, al Signore, perché ricordo quando ero seminarista e padre Caracci portava il pulmino, ci portava tutti, padre Ponte diceva: Monsignore, ringraziamo il Signore. Dice: sì, mamma mia, che mi puoi taccare, niente. Ringraziamo il Signore, ci mancherebbe altro, ma anche coloro che si sono messi all'opera, perché Dio benedice coloro che fanno le cose. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.